Ma è con noi Rocco Siffredi. Buonasera, Rocco. Come va? Bene, tu? T'ho beccato pure in aereo, t'ho pizzicato in aereo. Tu grande, lo sai, Parenzo, l'ho incontrato con la moglie, tutto preciso, tutto precisissimo. Ma io guardo che hai fatto anche la nominata, ma sono un bravo ragazzo. Ma lo so, tutto preciso, mano nella mano. Bravo ragazzo che usa molto, non cosa? Mi viene la rima. Ma va, che c'entra, mamma mia, come sei banale. No, non mi viene la rima. Sei di una banalità, guarda, di una banalità spaventosa. Il signor Rocco. Allora, come va? Tutto bene? Bene, bene. Attualità, attualità. È attualità. Scusi, no, per attualità, volevo capire questo. Lei è mai stato ospite del signor Barisoni, signor Siffredi, ad esempio? No. Signor Barisoni? Sì, sì, è un conduttore di una trasmissione di economia. No, ma che ci deve andare a fare? Potrebbe spiegare come funziona l'economia in Ungheria? Guarda che l'economia è un macello pure qui, eh. Ma guarda che signor Siffredi, tu lo tratti come cioè, non è che un l'ultimo degli arrivati, cioè. Ho chiesto è un imprenditore. Me, è un imprenditore. No, non mi occupo di economia, preferisco cose molto più divertenti. Esatto, esatto. No, senti, signor Siffredi, la cosa che volevo capire, non bisogna pensare solo ai soldi, tanto oramai vedi, se io mi ero abituato ai soldi, adesso vivrei con una crisi profonda anche mentale. Per fortuna che non mi sono abituato a vivere con i soldi. Se ci sono mi fanno piacere, se non ci sono uguale. Cioè, ci stai dicendo, Rocco, che sei mezzo rovinato pure te? Ma no, ma io non ho mai pensato di... sai qual è il problema più grave, secondo me, che la gente... Sì. Quelli che si attaccano ai soldi e che poi non finiscono mai di dire è abbastanza. Entri in una routine, mo state parlando di droghe, no? No, quello è vero, è vero. E quindi, secondo me, bisogna accontentarsi nella vita. Ma tu ti sei mai drogato? Mai in vita. Manco, cioè, manco le canne? Dico, ho provato una linea, sai, il porno è così come il mondo dello spettacolo, quindi ho provato in una sera a Las Vegas di oltre 25 anni fa una linea di cocaina, se mi hanno fatto provare la cocaina, non lo so, sono stato 15 giorni a letto male. T'hanno detto che era la cocaina però? Ma hanno detto che era cocaina, sì. E sei stato male, dunque mai più? No, mai più, perché io sono anche un po' allergico a tutto quello che fumo, se uno mi fuma vicino dopo viene il dolore di testa, tutte queste storie qui. Devo dire che il mio fisico mi ha anche aiutato, perché avendo una sorta di rigetto, quindi alla fine... Senti, ma hai visto che cosa è uscita fuori sta cosa di Berlusconi? Tu devi dare l'assoluzione a Berlusconi, a parte che non è reato fare sesso con una ragazza che ha più di 16 anni consenziente. Ancora. Diamo l'assoluzione. No, questa cosa di Noemi Letizia a Berlusconi, dai l'assoluzione a Berlusconi se ha fatto sesso. Ma io gliel'ho sempre data a lui. No, ma in questo caso, nel caso della signora Letizia. Ma secondo me, purtroppo, lui si è lasciato un po' fregare da queste due, ma per quello che faceva fuori dal suo mondo l'ho sempre assolto, ma non l'ho mai condannato, ecco, diciamo. Qualcuno mi dice che tu hai fatto una proposta di venire a lavorare con me. No, no, di dedicarmi 24 ore di seguito a qualcuno di recente. Vale sempre la proposta che mi hai fatto di dedicarmi 24 ore di seguito? Te la ricordi a chi l'hai fatta questa proposta? Minchia, vi becchi in un periodo dove sono un po' stanco, forse. Il giorno della festa delle donne. A chi l'ho fatta? Che ne so, a una giornalista, evidentemente. Ah, sì, allora può darsi che lo so di chi stai parlando. Della giornalista numero uno in Italia, che scrive per Libero. Sì, numero uno, sì, per certi aspetti. Selvaggio Lucarelli lo sa, la stima è quello che c'è ancora di più, perché lei è veramente selvaggia, come me. In che senso? Mi reputo un animale, perché è una donna che ha molto, secondo me lei ha un sex appeal vero, innato, sa giudicare. Ma siete stati insieme? Dagli occhi, da tutto, e quindi... Siete stati insieme? Mai. Mai? Mai, però, allora non ti dispiacerebbe, mai però. Neanche incontrata, mai. Non ti dispiacerebbe, però. Ma assolutamente no. Vabbè, tanto con te non è che voglio dire. Cioè, no, tanto con te cosa? Io sei stato, dico, una volta hai detto che sei stato pure con le vecchie, con le cose. Allora, tu mi dici. No, aspetta. Come no? Aspetta. Io ho sempre detto che per fare il pornostar devi essere capace a fare dalla bionda alla bruna, bravo, dalla grassa alla magra. Bravo. E l'età non la devi mai contare. Mai. Allora, professionalmente è una storia. No, ma però mai detto che per un periodo, mai detto che per un periodo dopo No, aspetta, quando ho smesso di lavorare non sono stato solo con le vecchie, sono stato con di tutto di più. Appunto, dico. Ma allora quella è un'altra storia, ero completamente inebetito, sotto, sì. Ero completamente sotto botte.
Ma però comunque è vero che gli hai promesso questa cosa di fare 24 ore di seguito o no? No, io gli ho detto a lei che con lei minimo bisogna andarci per 24 ore di seguito, perché c'è molto, molto da apprezzare. Molto da lavorare là. Da lavorare, ma da apprezzare soprattutto. Sai, quando... Ma se non l'hai mai vista, non l'hai mai vista. A te è mai capitato di incontrare una donna che dopo un quarto d'ora, 20 minuti ti dice... sono venuta, basta, non ho più voglia, adesso sono cioè, a me è capitato anche questo, quindi voglio dire, c'è pure chi, ho letto addirittura che con 10 minuti si hanno rapporti sessuali completi, ma sì, e io mi domando, ma come fa? Ma io ogni tanto, lo sai, invece dopo un quarto d'ora mi annoio. Bravo, allora lì è un problema, man, un gran problema. Riesco a seguirvi in questa augusta conversazione. Diciamo. Allora diamo la borsa, poi torniamo subito, voglio fare una sorpresa a Rocco, un attimo. Eccoci qui alle 20.37 in diretta dall'Ungheria, Rocco Siffredi alla Zanzara, sono sopravvissuto alla pubblicità, fra poco ti faccio una sorpresa, però prima mi devi dire una cosa, ma allora io leggo solo quello che c'è scritto sul Libero oggi, sul Libero, sul Fatto oggi, no? Questo, sai, un'intervista al servizio pubblico di ieri, no? Questo Francesco Chiesa Soprani, che ha detto di Berlusconi e Noemi Letizia, mi spiegò Noemi Letizia che quando era minorenne a Roma ci fu un rapporto consenziente, un rapporto orale consenziente tra Berlusconi e... poi ci sono state querele, cose del genere. Ma tu sei stato con un sacco di minorenni in vita tua o no? Quando ero nell'età giusta, diciamo, per stare con le minorenni, adesso ne sto molto lontano. Molto lontano. Anche se ti dico la verità, mi scrivono da tutta l'Italia, non da tutto il mondo, e tante tante minorenni. Sulle email, però ci sto molto 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 lontano, perché ci sono mille motivi per la quale uno deve stare lontano. Vabbè, quello è chiaro. In alcuni in alcuni paesi la legge, poi che... No, ma in generale, allora, a parte il paese, a parte il fatto che è vietato, a parte che magari, ecco, poi tra virgolette, a me mi butterebbero le chiavi se mi beccano con una minorenne, quindi non è il caso proprio in assoluto. E numero uno, io per principio, ecco, una volta, tanti anni fa, hanno provato a mettermi una minorenne su un set. E perché? Per mandarmi in galera, per fregarmi. Sì. Era un po' un discorso di concorrenza. E da allora ne sono rimasto abbastanza scioccato, tra virgolette, per la cattiveria e il gusto di avere una profonda. Con i documenti falsi, attenzione, perché noi non è che vieni sul set e lavora chiunque. Sì. Però ci hanno provato perché sanno che era l'unica vera arma per farmi fuori. E quindi erano dei francesi, avevano convinto sta ragazza, poi 17 anni, non era proprio, anche perché sembra una ragazza troppo minorenne, si vede, invece una 17enne, ecco, Noemi, ritornando al presidente, io personalmente, guardandola, sembra una donna di 25 anni, cioè, ma a 18 anni, sembra di 25-26 anni, quindi, ma sì, cioè, ragazzi, bisogna anche dire, minorenne a cosa assomigli, e maggiorenne a cosa assomiglia? Cioè, lo assolvi, questa qui, dici, nel lo assolvi. Paese suo, ma questa qui nel paese suo, secondo me, è iniziato molto tempo fa. Quindi voglio dire, a fare che, dici? A fare quello che fa, quello che avrà fatto con se l'ha fatto con Berlusconi. Con Berlusconi. Quindi, senti, ma di questo Parlamento nuovo chi ti piace di più? C'è qualcuno che ti piace così a prima vista? Qualche deputata nuova che vedi in televisione ogni tanto? Qualche grillina. Grilletto non mi dispiace, Grillina Grilletto che porta poi sempre, sai. Però ti dico, la vedo un po' moscia, sia lui che l'amico suo, tutti e due. Ma chi? La Lombardi, allora, Grillo, dici? Secondo me, che è stato veramente la rivoluzione degli ultimi 20 anni, sì, oltre al presidente. Eh, poi alla fine è arrivato lì, e chi si è messo lì davanti a rappresentarlo? Lui che è un'esplosione vulcanica. Ha portato queste due mezze seghe lì. Cioè, sei due calzette così. Ma no, ma che dico? Ma lui che se ne va in giro con questa telecamerina e riprende qualsiasi. Ecco, la cosa che mi fa cagare, te lo dico apertamente. È lui che dovunque va con questa telecamerina a fare filmatini da mettere sul web. Cioè, ma mica stanno in vacanza questi ragazzi? Questi sono venuti per risolvere i problemi. Scusa, quella è la Lombardi, non ti sembra? La Lombardi, ecco, ho letto a destra e a sinistra che la gente gli dà idee di feticismo, ma ci vuole tanta fantasia, però. Su questo non c'è dubbio. La Moretti ti piace invece? Siamo Moretti. Moretti, prego, me la introduca, perché Non lo sai. È la portavoce di Bersani. No, una di quelle che lavora
ancora con Bersani in televisione. Ah, ce n'è una di portavoce di Bersani, è bellissima quella donna. Ah, quella l'hai vista allora, Alessandra? È molto bella e molto pimpante. Ecco, quella doveva lavorare con, per Grillo, secondo me. Cioè, doveva fare la portavoce di Grillo. Vabbè, molto più spigliata, molto più... Bella pure, no? Molto bella. Molto bellissima. Bella. Molto di classe. Molto di classe, molto di classe. Non t'ha tizzato per niente, no? Poco. No, molto, molto. Molto. Anche. Anche. Molto, anche. Vabbè. Non che... si ferma di fronte a nulla. No, no. Lo sai chi c'è con noi? No. Chi? Ilona Staller, candidata del Partito Liberale al Comune grande di Roma. Ilona, grande Ilona. Allora lei mi capisce. Ciao. Ciao Ilona, come ciao, stai? Ciao, buonasera, ciao. Senti, buongiorno. Ilona, ma io ho appena letto di Gcom che non fai l'amore da 2 anni, cioè sesso, amore, come vuoi. A noi ce l'ha detto ieri. Io veramente non volevo parlare di sesso, volevo parlare che sono candidata. Vabbè, questo lo sappiamo. Ritiro, me lo ritiro dentro. Viste le elezioni comunali a Roma. Vabbè, Ilona, non è che ce ne fa più pardone politico, su. Ho capito. Ilona, il problema è Enzo Palumbo, che è il presidente. Vabbè, ho capito. Ilona, state zitta un attimo. Ilona, il problema è che quando mi chiamano i ragazzi della Zanzara da me vogliono altro, capito? Non mi fanno parlare di politica. Sì, ma come no? Come no? Ogni tanto. Mi fanno parlare solo di sesso. Scusa un attimo, Ilona. Facciamo parlare di Porcellum, ma non della legge elettorale. Porcellum, ma quanti film avete fatto insieme? È veramente un Porcellum, è intero. Vabbè, adesso non ce la fa gente deve ancora votare Porcellum. Non ce fa la lezione su sto porcellum. Ed essere nominale. Vabbè, io voglio capire una cosa, Ilona, quanti film avete fatto insieme a Rocco? Senti, ma io mi avete richiamato per parlare di sesso, dai. Ma che vergogna. Ma dai, su. Voi parlate anche di minoretti. A parte che, insomma, io vorrei parlare intanto dei problemi del... Ma che ce frega a noi? Nel carcere italiano. Numero uno. Come? Uno, sei numero uno. Ma non ho capito che cosa dici. Uno. La sessualità nel carcere. La sessualità nel carcere. Ho la capito. Sessualità nel carcere italiano, assolutamente, ha la sua importanza. Io ho fatto una proposta di legge. Ma pensavo avessi fatto un film sulle carceri, sicuramente l'avrei fatto un film sulle carceri. Ma dice che non fai. Ma è possibile mai che Rocco, che Ilona non fa sesso da 2 anni? Tu ci credi a questa storia? Ma guarda che tu proprio ci pigi. Aspetta, Ilona, fai rispondere Rocco. Sono tornato appositamente per voi. Sono andato in un discount a fare la spesa rapidamente per i miei cani. Hanno detto? Per me. Che t'hanno detto al discount? Per parlare di politica. Un attimo, costa politica. Partito liberale italiano. Ma che partito liberale? Dobbiamo raccogliere le firme. Ma che firme? Ragazzi, ma quali firme? Anche se andiamo tutti a raccogliere le firme. Ma è sempre stata così, Rocco, Ilona. È sempre stata così pedante, faticosa. Anche bella, perché la vita bella e dobbiamo farla. Anche peggio. Com'era sul set, Rocco? Ma era una grande star, io l'ho conosciuta che era già una super grande star, era, sì. Quindi dico la verità, per tantissimi anni, devo dire, io ho sognato, ho fatto molti sogni su Ilona di incontrarla, ho fatto molti sogni erotici, sì. Mi sono dedicato tantissimo e lei devo dire che è stata una delle più belle al mondo, hai capito? Con cui ho avuto la fortuna di lavorare, hai capito Ilona? Sì, ma è molto carino, lui è veramente dolce. Però... no vabbè Ilona, dico la verità, è stata una delle, e ancora oggi per l'età che hai, secondo me dai tanti punti a tante trentenne. Vabbè. Rocco, tu ci vieni a raccogliere le firme? Ma che gli frega, Rocco, si freddi del Partito Liberale? Basta con queste firme. Una persona che comunque ti piace la politica, insomma. Ma che sì, vabbè, ma lui no, è... io preferisco le politiche più che alla politica. Mi voglio dedicare io, se rientra il presidente al Parlamento, cioè al Parlamento, scusami. Andrea Ladillo. Sì, vabbè. Abbiamo Ilona, ma che c'hai un disco? Sì, Rocco, no, il Quirinale. Al Quirinale, chi vorresti al Quirinale, Rocco? Parlo con Rocco. Faccio il casting per Berlusconi. Cioè, in che senso, scusa? Lì seleziono tutte le persone giuste. Vale, no, l'hai mai fatto il casting per Berlusconi, no? Magari. Gli selezionerei proprio il giusto, il top. Ciao Rocco, a presto. Ma lui c'è, è bravo, saluto a tutti. Ciao Ilona. Ciao caro. Ciao, traffico. Ilona. Come? Ma ti piacerebbe parlare con Marco Pannella? Magari.
Allora facciamo guarda così. Guarda che noi insieme con sì. Enzo Palumbo sì. abbiamo. Vabbè, basta con Enzo Palumbo, però. Aspetta, per favore, Ilona, un attimo solo. Ma tanto c'è tempo da qui alle elezioni. Se tu cominci adesso a attaccare. Ma se dici di quello che vorrei dire, un attimo, sai. Sì, lo so, ho capito. A però ti dico anche delle cose intelligenti. Ma certo, sai? Ma abbiamo tempo. Ci abbiamo da qui al 26 maggio. Mi giudica anche da qui male, al 26 però. Maggio ci abbiamo un sacco di tempo. Un attimo, Ilona, io vorrei capire una cosa. Adesso tu squilla il telefono, parla direttamente con Marco. Sì. Facciamo il telefonino, parla direttamente. Sì, ma non è che sia un finta Marco Pannella. No, è vero, vero, Marco, vero. Un attimo, parlaci tu. Ok. Digli, perché hai sfasciato lo studio della Zanzara? Diglielo. No, non dico queste cose. Sì, tu. Diglielo, dai. Parlaci, Io non parlo. Non so se risponde, Ma sì che risponde. Sì, risponde. Madonna, sì. Mi vengono le palpitazioni. No. Risponde che lui è radicale, è liberale. Vedi che non sta rispondendo, Madonna, mamma mia. Vabbè, ho capito, ma stasera. Ma è dolce, Marco, guardate. Beh, che dolce, voi non capite insomma, niente. Ci ha spasciato lo studio, sì, dolce, certo. Vabbè, ve l'ha spasciato, vuol dire che qualche cosa avrai pur fatto, Sì, qualcosina ho fatto. Sì, cosa hai fatto? L'hai fatto incazzare? L'ho fatto incazzare, sì. Infatti, perché devi ricordi quando dicevi che è un grande oratore, un grande politico, è una persona che secondo me è sì. Pronto? Marco, sono Ilona. Vabbè, è andata così. L'hai chiuso te? No, l'ho chiuso io, è caduto lui, l'ha buttato giù lui, Richiama subito. Richiamiamo, dai, su, richiamiamo. Sì, però poi si incazza. Non può essere che No, era lui, solo che poi. Ti ricordi quando lo chiamavi Cicciolino Pannella? È Cicciolino Pannella rimasto, però noi abbiamo con il presidente del Partito Liberale. Liberale, sì. Ancora come liberale. Ecco, rispondi. Oddio. Ah, che fatica. Ma non può essere che a quest'ora magari impegnato, che magari ha dei. Vabbè, Ilona, ci sentiamo la prossima volta. A presto, ciao. A presto, ciao.